Benvenuti all'ascolto del notiziario di Radio Velluto, in studio Alessandro Ranieri. Un consiglio di classe straordinario tra docenti, dirigente scolastico e comune di Senigallia per trovare una soluzione alla problematica emersa in una classe di una scuola media senigalliese dove venerdì mattina i genitori non hanno mandato i propri figli a scuola per la presenza in classe di un bambino disabile con problemi comportamentali e particolarmente violento. È un consiglio tenuto venerdì sera per cercare di trovare una soluzione al problema, pur precisando che non hanno nulla contro la presenza in classe del ragazzino, i genitori temono costantemente per l'incolumità dei propri figli. Si tratta di una questione molto delicata, ha confermato la dirigente scolastica. Ci siamo confrontati con i docenti e il dirigente del comune per arrivare a una soluzione che abbia come obiettivo una progettualità comunque inclusiva e di integrazione per il ragazzino. Anche il presidente della Commissione regionale sanità, Fabrizio Volpini, aderisce alla catena mediatica lanciata dai medici di famiglia contro il decreto che sta varando il governo sulla medicina generale. Il ministro Giulia Grillo vuole abbattere l'ingresso alla professione di medico di medicina generale, abolendo il concorso e il corso specifico di formazione, afferma Volpini, immortalato con la sigla di protesta. In questo modo annulla ogni percorso formativo e meritocratico, producendo una svalutazione del ruolo e delle capacità professionali del medico di famiglia, che ricadrà sulla pelle di tutti gli italiani. Manifestazione di protesta sabato mattina davanti ai cancelli dell'allevamento di maiali, finito al centro dell'indagine per maltrattamenti, atrocità sugli animali e uccisioni violente. Una cinquantina di attivisti provenienti da varie regioni hanno organizzato un sit-in all'ingresso della ditta situata lungo la provinciale della Val Cesano, perquisita dai carabinieri forestali lo scorso 10 settembre dopo un video circolato in cui erano riprese le violenze perpetrate sui suini. Riprese che erano state effettuate grazie a un infiltrato dell'associazione Essere Animali, in cui si vedevano alcuni dipendenti usare barre in ferro per percuotere i suini e taser elettrici sulle scrofe gravide, oltre ad abbattere gli esemplari di maiali non deambulanti o malati con martellate e altri metodi cruenti. Continua l'attività di contrasto allo spaccio di droga ai Giardini Morandi anche da parte dei carabinieri di Senigallia. Ultimo arresto, quello di un uomo che aveva con sé 100 grammi di marijuana. Ostravetere, i militari della stazione locale hanno controllato un gruppo di ragazzi mentre sostavano nei pressi di un pub nel centro storico. L'odore acre dell'hashish aveva insospettito i carabinieri di pattuglia. Una ragazza di 20 anni, residente a Castelleone di Suasa, presente nel suo gruppo, è stata sorpresa mentre nascondeva all'interno della propria borsa circa un grammo di marijuana, un grinder e uno spinello già confezionato. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Apriamo la pagina dello sport, partiamo dal basket. Secondo successo consecutivo per la pallacanestro Senigallia, che va a vincere sul parquet di Catanzaro con il punteggio di 54-66. Il calcio, seconda vittoria stagionale per la Vigor Senigallia, che nella quarta giornata del campionato di promozione Girone A batte 1-0 il Gabice Gradara. Nelle partite giocate sabato, sconfitta interna per l'Olimpia Marzocca, battuta 2-0 dal Cantiano.